In Ferrari ogni volta che esce un nuovo modello è un progetto speciale. Non lo si fa tanto per farlo, però sappiamo bene che alcuni modelli, alcune Ferrari, sono ancora più speciali. E qui ci troviamo davanti a uno di questi casi. Ma ne riparliamo dopo la sigla, quindi rimanete con noi. Von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. Parliamo della Ferrari 12 cilindri. 12 cilindri è un nomen omen, infatti è costruita intorno a questo monumentale propulsore, un V12 di 6,5 litri aspirato. In un mondo in cui le case produttrici di supercar si spostano o verso il turbo o verso l'elettrificazione, Ferrari ha voluto continuare la tradizione del 12 cilindri, che ha un suono ineguagliabile. E quindi questa vettura è una testimonianza di una tecnologia che si è evoluta nel tempo, ma che ancora non si arrende. E che 12 cilindri? Questo motore è l'evoluzione del propulsore F140 montato su hypercar come Enzo e la Ferrari, ma è stato riadattato per offrire non solo maggiore potenza, ma anche maggiore efficienza. Eroga 830 cavalli a 9250 giri al minuto, con la linea rossa a 9500 giri. Per raggiungere questo risultato è stato necessario ottimizzare ogni dettaglio, riducendo peso e inerzia dei componenti mediante l'uso di bielle in titanio e leghe speciali di alluminio per i pistoni. L'albero motore è stato alleggerito e la distribuzione è a dito a strisciamento, dunque interpone un elemento rotante in carbonio e grafite, riducendo l'attrito tra camma e valvola e migliorando il rendimento meccanico del motore. La risposta lineare del V12 è ulteriormente accentuata da un sistema che regola la coppia massima in base alla marcia inserita, mentre il sistema di raffreddamento è stato migliorato grazie a una pompa dell'olio a cilindrata variabile. Per aumentare l'efficienza, inoltre, il cambio a doppia frizione è ora dotato di 8 marce e un catalizzatore ceramico con filtro antiparticolato contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Abbiamo detto che quest'auto è costruita intorno al V12 da 6 litri e mezzo e quindi questa cosa cambia chiaramente le proporzioni. Guardate quanto spazio c'è fra il sedile e l'estremità del cofano. 2, 3, 4. 4 passi, un'immensità. Beh, se le proporzioni sono quelle classiche, però, lo stesso non si può dire del design, che è molto futuristico, richiama un linguaggio stilistico molto in voga negli anni 70, un linguaggio fantascientifico, il linguaggio della Space Age. Comunque, nonostante le citazioni al passato siano presenti, come nel frontale ispirato alla 365 GTB4, volgarmente detta Daytona, non cade quest'auto nell'effetto retro. L'impressione che arriva da questa carrozzeria è quella di un'auto spinta verso il futuro. Una vettura dal design veramente, veramente all'avanguardia. Non che all'interno cambi molto, perché questa plancia è riconoscibilmente Ferrari, ma al contempo molto moderna grazie all'impostazione dual cockpit e ai suoi 3 display. Ciò che sorprende è la luminosità dell'abitacolo ottenuta da un tetto in cristallo, mentre per la prima volta su una Ferrari di questo tipo i sedili sono massaggianti. Insomma, è solo bella, confortevole e molto veloce, o c'è qualcosa di più? Bene, approfittiamo di questo Fiat Ducato che ci impedisce un po' di tirare questo 12 cilindri. Chiaramente è impossibile sfruttare tutti gli 830 cavalli di quest'auto su strada, oppure è possibile farlo in brevissimi tratti, veramente.
ma almeno qui abbiamo modo di apprezzare la silenziosità del V12 durante le passeggiate, durante i tragitti ad andatura molto poco sostenuta. Beh, confortevole sì, e grazie alla posizione wet del manettino anche sicura su questo asfalto bagnato. Però, guardando bene la scheda tecnica di questa vettura, non si può certo dire che sia tutta motore. L'aerodinamica è stata curata fin nei minimi dettagli, ma soprattutto sul fondo, per permettere ai designer di mantenere linee pulite ed eleganti. Ma si capisce di che pasta è fatta questa 12 cilindri guardando i sistemi di elettronica di cui è dotata. Sono gli stessi equipaggiati sulle super sportive lanciate negli ultimi anni, dall'ABS Evo della 296 GTB al sistema di quattro ruote sterzanti a controllo indipendente della 812 Competizione, al Side Slip Control nella sua evoluzione più avanzata, che ha tempi di autoapprendimento ancora più rapidi. Per questo, una capatina in pista per saggiarne le doti da supersportiva era obbligatoria, anche se non siamo a Fiorano, ma nel circuito di Goodyear in Lussemburgo. I tecnici Ferrari hanno collaborato strettamente con l'azienda specialista dello pneumatico per equipaggiare la 12 cilindri con una variante specifica dell'Eagle Supersport F1, scambiando dati e lavorando sullo stesso avanzatissimo simulatore. Dopo aver testato la 12 cilindri virtualmente, l'abbiamo guidata sul tracciato di prova Goodyear, sotto la guida di Raffaele De Simone. E poi, visto che potevamo, perché non toglierci lo sfizio di fare un giro da passeggeri proprio con lui? Questo suono. Sì, veramente unico. Ovviamente con le abilità di guida di Raffaele De Simone, quest'auto riesce ad essere sfruttata in tutti, diciamo, a 360 gradi. Quindi sia su strada come Gran Turismo, molto veloce, molto potente, come abbiamo fatto noi giornalisti, sia in pista come GT nell'altro senso, intesa proprio come vettura da corsa omologata stradale. Però naturalmente sempre nella tradizione delle Ferrari con il motore anteriore a 12 cilindri. Sì, una volta si correva così, macchine omologate comprate con Enzo Ferrari a fianco e poi con due adesivi sui fanali si andava a fare una gara.
dietro 12 cilindri è anche l'amore che c'ha la gente verso di lui, è questo timore reverenziale che secondo me un po' deve esserci. Quindi non bisogna arrivare a dire ho capito, è facile, la vado, tiro, no, sudo, è una macchina che non deve essere una macchina che rivela le sue carte così velocemente. Noi curiamo molto la parte emozionale anche con i sistemi di, non so, del cura del sound, del bypass, della cambiata, perché poi sono cose che utilizzo normale e hai piacere di sperimentare e vivere. C'è sempre lo spazio per fare due scalate, no? C'è sempre lo spazio per fare un salto, un cambio di manettino dove vuoi sentire dopo aver pagato al casello questa progressione più presente. E quindi la parte di prelimite è curata con la stessa attenzione, spesso di più, perché andiamo a volte a mettere degli strumenti, delle tecnologie che aumentano il peso della vettura per dare queste sensazioni di andare guidare una Ferrari anche andando piano, che sono apparentemente negative per la prestazione assoluta, perché tutto ciò che è superfluo potenzialmente potrebbe essere eliminato. Invece oggi questa macchina, col suo peso, con la sua massa, la sua dinamica, è fatta invece proprio per andare a toccare quelle leve emozionali del piacere, del fare tutto quello che fai, ogni risposta dai comandi a anche lo sguardo, ciò che vedi ti deve comunicare di avere e di vivere un'esperienza incredibile.